Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e quest'oggi siamo in un nuovo video. Oggi siamo qui finalmente con il primo episodio di Breaking News. In realtà questa notizia non è tanto breaking, però ho voluto portarla sul canale proprio per introdurre questa nuova serie. Prima di tutto, cos'è Breaking News? Breaking News è una serie dove io porto degli aggiornamenti riguardo al mondo anime, riguardo al mondo videogames, usciti sul momento. Quindi mettiamo ad esempio, annunciano un nuovo gioco di Black Clover, io vedo una notizia e massimo un'oretta e mezza dopo faccio un video, nel senso che già è pronto sul canale, dato che comunque ci vuole tempo per renderizzare, per produrre il video ed inoltre per caricarlo. Quindi cercherò di portare dei contenuti quasi istantanei, se così si può dire, dove appunto parlo delle varie notizie. Non so ancora se nei prossimi episodi metterò una webcam, probabilmente quando non avrò del footage, quindi delle clip da mettere in sottofondo, probabilmente utilizzerò la webcam. Quindi detto questo, cominciamo immediatamente. Oggi parleremo di My Hero Academia. Infatti il nuovo film ha finalmente ricevuto un nuovo trailer. Un trailer a mio parere molto interessante. Vi ricordo che il film viene chiamato My Hero Academia The Movie, The Two Heroes. Il film si colloca tra la saga dell'esame finale e la saga del campo estivo d'allenamento, appunto, e riguarda All Might che riceve un invito proveniente da un suo vecchio amico per partecipare alla premiere di un grande raduno scientifico di caratura internazionale che si svolge su una gigantesca e artificiale città mobile chiamata High Island. Però un misterioso villain attacca la fiera dal nome di High Expo e inizia il piano per sradicare la società degli eroi. Sarà in grado il protagonista Deku di salvare tutti da questa crisi senza precedenti? Quindi già notiamo come Deku sarà un personaggio molto importante all'interno del film, che probabilmente non sarà incentrato su All Might ma su Deku stesso. Detto questo però, andiamo a parlare del trailer. Il trailer prima di tutto ci introduce la società degli eroi e Deku che non ha nessun quirk, e parla appunto di come lui è diventato il numero uno degli eroi. Il trailer inoltre fa vedere l'isola e appunto fa vedere che è un'isola artificiale immensa e ci introduce già a due personaggi, a Melissa e a David Shield, il migliore amico di All Might. Vediamo All Might che sembra essere ai momenti della sua giovinezza, quindi sicuramente un flashback. Inoltre vediamo Deku con uno strano oggetto scientifico e vediamo Melissa che vuole diventare un'eroina anche senza avere un quirk. Deku si riconosce appunto in questo. Vediamo che All Might viene parzialmente sconfitto e diciamo intrappolato. E appunto si vede che l'amico di All Might viene intrappolato a sua volta. Ma vedendo questo scontro mi viene da pensare, ma chi salverà la situazione, no? Ecco, e vediamo finalmente Deku all'opera. Vabbè, vediamo pure gli altri eroi prima. Abbiamo Todoroki, Bakugo, Uraraka e tanti altri. Vediamo il video che sembra molto interessante. Soprattutto vediamo Deku che finalmente prenderà le redini della situazione e salverà probabilmente tutti. È molto interessante come Deku sembra migliorato, anche se però questa saga, come ho già detto prima, si piazza tra la saga dell'esame finale e quella del campo d'addestramento estivo. Però in sé Deku sembra molto determinato, quindi sono curioso di vederla all'azione. Il film secondo me sarà veramente tanta roba e probabilmente meriterà tantissimo, ragazzi, dato che finalmente vedremo un Deku prendere le redini della situazione e probabilmente combattere la minaccia più grande da solo, senza l'aiuto di All Might. Vi ricordo che uscirà il 3 agosto nelle sale orientali, ovvero in Giappone. Sicuramente sarà portato in tutto il mondo dai siti che già si occupano di pubblicare l'anime, quindi non mi stupirei se vedremo questo film proprio su Vivid. Detto questo ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti del trailer ed inoltre fatemi sapere le vostre aspettative per il film. Inoltre vi invito ad entrare nel gruppo Telegram, dato che appunto, di questo me ne voglio parlare ora perché ci sono diversi cambiamenti che sto portando. In primis ho rifatto lo staff, quindi se volete entrare a far parte del gruppo e soprattutto dello staff, potete farlo candidandovi. Ovviamente ci sono delle risposte che dovrete dare, però comunque penso che ne valga la pena. Inoltre vi conviene entrare nel gruppo perché più sarete attivi e più salirete di livello. Una volta raggiunto un livello molto alto, riuscirete ad ottenere delle mod gratis. Infatti ogni mese pubblicherò qualche mod gratis per i più attivi del gruppo Telegram e del server Discord, nel quale ovviamente vi invito ad entrare. Detto questo ragazzi, mi lasciate un piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove pubblico gli aggiornamenti riguardo al canale. E niente ragazzi, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella.